Buonasera, buonasera amici di Vice 99 Fishing, ben ritrovati, come vedete siamo in compagnia di Roberto Ripamonti. Buonasera Roberto, ben ritrovato. Ciao a tutti, buonasera, ciao, ciao. Buonasera Roberto, allora questa serata dedicata al tutorial di pesca per il surfcasting, il terzo appuntamento in compagnia di Roberto Ripamonti. Abbiamo già eseguito, ha fatto due live che sono consultabili sul nostro canale YouTube, quindi vi invito insomma ad andare a rivederle e partiamo, caro Roberto, subito con la sigla e poi torniamo con te. Questa sera parleremo di meteorologia e settori della spiaggia. Dai con la sigla. Perfetto. Eccoci qui, siamo ritornati in studio. Buonasera, ben ritrovati amici di Vice 99 Fishing. Come vi stavamo dicendo, questa sera parliamo di meteorologia e settori spiaggia. Caro Roberto, abbiamo affrontato in queste prime due live già abbastanza un'ampia gamma di temi del surfcasting. Ovviamente tre live sono poche, tu mi insegni, ma giustamente abbiamo cercato di fare un po' una sintesi, un sunto di tutto quello che è il mondo del surfcasting. Surfcasting, tra le altre cose, che ti ho visto tornare oggi dalla Spagna, se non sbaglio, Roberto. Sì, difatti dietro di me ci sono ancora i mulinelli che appena lavati, appena ripuliti, alcune bobine che vanno svuotate. Sì, sono stato in Spagna 4 giorni, bellissima Bene. esperienza. Ho In occasione pescato. di, ricordiamoci Sono andato a magari. fare dei video per Surfcasting Academy, la serie che conduco per Italian Fishing TV e che va poi immediatamente a specchio su YouTube. Bene. Stavolta ho avuto degli ospiti veramente unici, perché sono i ragazzi spagnoli del El Perdigal Trabucco. El Perdigal, un quartiere di Almeria. El Perdigal è una società che negli ultimi 4 edizioni del mondiale per società ha vinto, quindi sono 3 volte campioni del mondo. E allora, siccome io frequento moltissimi agonisti, tra l'altro ho alcuni amici che sono, tanti amici che sono agonisti, ho avuto modo, tutti mi chiedevano di questi spagnoli, questi mostri sacri, chissà cosa faranno, ed è interessante scoprire che non fanno troppe cose diverse da noi. La prima cosa che immediatamente cancelliamo, tantissimi agonisti mi dicono chiedigli immediatamente della linea longa, che è questo travo lungo 4-5 metri, che tutti spacciano, e loro mi hanno detto non sappiamo neanche cosa sia. Ecco. Tanto per cominciare, anche perché la linea longa, e quindi a volte bisognerebbe studiare, è portoghese e non è spagnola. Comunque loro Quindi non la usano. Perché non la usano? Perché non abbiamo correnti. Vedi che ci allacciamo subito alla meteorologia, al certo. mare e alle spiagge. Non ci sono in Mediterraneo delle correnti a volte sufficienti a gestire un filo allungato di 4-5 Così, metri. Comunque, così a lungo. 3 giorni di pesca a scoprire i loro travi, la loro tecnica di lancio, e non spoilerò niente, ma che tanto, comunque, per dire che pescavano a distanze imbarazzanti. E Importante. mi sono dovuto adeguare caricando i mulinelli di un filo, dello stesso filo che loro mi hanno chiesto. Tra l'altro, hanno usato i miei mulinelli e parecchie delle mie canne, e ne sono rimasti anche abbastanza sorpresi, perché alcune non le conoscevano, nonostante Bene. abbiamo lo sponsor in comune. Comunque è interessante scoprire che più della tecnica di pesca fa, nel caso del Perdigal, la coesione, l'amicizia, il grandissimo rispetto che hanno uno dell'altro, il sapere che ognuno ha una peculiarità, una caratteristica forte, e la schematicità con cui affrontano le spiagge. Una settimana prima del mondiale e in una settimana quella spiaggia la rivoltano come un calzino, per capire che capiscono tutto Tutto. da 0 a 200 metri di distanza. Tutto. Mi dai un ottimo assist, perché lo studio dello spot di pesca è anche uno dei temi di cui vogliamo un po' mettere a conoscenza questa sera i nostri amici di Vicino 99 Fishing, per cercare un po' di dare dei consigli, visto che questo è un tutorial di pesca improntato sul surfcasting. Caro Roberto, uno degli aspetti fondamentali quando si arriva a pesca è innanzitutto studiare
lo spot, ma anche capire le condizioni meteorologiche. Ecco, a questo punto, visto che avevamo in scaletta questo argomento. Esatto. Allora, ci sono alcune cose che impattano direttamente sulla, scusatemi, la qualità della nostra pesca. Alcune sono molto sottovalutate, e altre invece sono conosciute, ma non nel modo, a volte non nel modo corretto. Faccio un primo esempio: le maree. Quanti di noi pescano con le tavole di marea? Pochissimi. Eppure le tavole di marea sono degli indicatori importantissimi, perché la marea determina il movimento del pesce, determina lo spostamento dell'acqua. La marea è determinata dai campi gravitazionali dalla Luna. Con la Luna piena abbiamo la massima escursione di marea, quindi tra il minimo e il massimo di marea e l'alto di marea abbiamo il massimo numero di centimetri, che da noi sono sempre pochi, sono 40, 50, 35. Nella Laguna Veneta possono arrivare anche 1,10 m, 1,20 m, la famosa acqua alta. Mentre in Atlantico sono a volte di svariati metri. Ma comunque le maree sono importanti anche da noi, perché sapere in che fase di marea stiamo pescando significa avere già un'idea se c'è attività o meno del pesce. Diciamo che ci sono delle zone di buco. Chiaramente tutto può essere smentito dai fatti, e tutti potranno dire: no, io ho avuto un'esperienza diversa. Chiaramente estremamente accettabile, perché non c'è nulla di sicuro, di certo, al 100%, altrimenti smetteremo di andare a pesca. Certo. Però sicuramente nelle tre ore che precedono il picco di marea in alto, di alta marea, abbiamo la maggiore attività del pesce. Dopodiché un'ora circa, subito dopo il basso, il culmine di marea, quindi in quelle quattro ore, e guardate che questi concetti valgono nel Mediterraneo come valgono in mari ultra ricchi di pesce come sono le Maldive. Andate a pescare le Maldive in bassa marea, e là dove prendete in alta marea un pesce ogni volta che è calato un'esca, non prendete niente. Quindi, siccome un'esperienza che ho fatto più volte nella mia vita, penso che sia un qualche cosa di concreto. Okay. Detto questo, la marea sappiamo che è un movimento d'acqua che tra un alto e l'altro, tra i due picchi di marea in alto, passano circa 12 ore, e quindi naturalmente tra i due picchi di bassa passano 12 ore. Quindi tra un alto e un basso passano circa 6 ore. Quindi se oggi la marea alta è a mezzogiorno, domani la marea alta sarà a mezzogiorno, all'una e qualche cosa, forse a mezzogiorno e 55, slitta in avanti di circa un'ora. Okay? Basta andare sulle tavole di marea, digitarle, tavole di marea di Fiumicino, se siamo a Roma, di Anzio, di Pescara, quello che vogliamo, dove ci sono i porti c'è una tavola di marea e possiamo leggere facilmente. Già sappiamo come ci stiamo andando a comportare. In bassa marea i pesci si prendono normalmente nei paraggi del culmine di bassa. Lì intorno accade sempre qualcosa. Okay. Seconda cosa da conoscere, i venti. E i venti sono elemento essenziale per noi, perché non avendo un'escursione di marea, noi peschiamo sull'onda o col mare calmo. Ma ci sono dei venti che sono positivi per la pesca e ci sono dei venti che sono estremamente negativi per la pesca. E questo coincide meteorologicamente con le perturbazioni. Diciamo che tutti i venti che vengono dai quadranti occidentali, cosa vuol dire? Vuol dire che da sud a risalire tutta la parte che può essere da sud, sud-ovest, ovest, nord-ovest, sono tutti venti positivi. Okay. Sono venti che contengono, che alzano il mare, sto parlando del versante tirrenico ovviamente, o in Sicilia. Certo. O la parte ovest della Sardegna, sono venti che alzano il mare, quindi creano delle condizioni di pesca. I venti li dobbiamo conoscere, bene o male dobbiamo sapere che se siamo in una situazione di grecale, quindi un vento che viene dalla Grecia, in realtà per noi il grecale lo vediamo alle nostre spalle, diciamo: ma perché viene, si chiama grecale, o perché si chiama tramontana, o perché si chiama scirocco? Perché la rosa dei venti ai tempi delle repubbliche marinare, Venezia in particolare, era centrata sull'isola di Zante, quindi nel basso mar Mediterraneo, nelle isole greche. Allora, rispetto alle isole greche, vediamo che il libeccio è angolato rispetto all'isola greca. Quindi quello che noi chiamiamo un vento che viene da 210 gradi, 180-210 gradi, il libeccio, un pochino più su, lo scirocco. Quindi tutto la tramontana è ultramontes, che viene dai paesi dell'est, per dire. Ah, ok. Ah, vedi, questo
viene dalla Siria. Il nome è perché un vento che si dice venisse dalla Siria, si diceva. Quindi questa certo. È la, più o meno l'origine dei nomi dei nostri venti. È interessante, bello. Noi andiamo da un grecale. Il grecale viene dalla Grecia? No, per noi il grecale viene chiaramente dai Balcani, nord-est. Sì. Però ricordiamoci che tutto è centrato su un altro punto geografico, non sull'Italia. Quindi un vento che viene da est e nord-est è un vento negativo, perché cosa porta? Porta il burian, porta la bora, porta venti freddi, porta perturbazioni ghiacciate, porta dei fenomeni che fanno male se stiamo pescando nel versante tirrenico alle nostre acque, perché il vento alle spalle, soprattutto quando è molto forte, crea un fenomeno meteorologico che si chiama windmilling. Che cosa vuol dire? Il vento soffia sulla superficie dell'acqua, la sposta materialmente, fisicamente, e la superficie dell'acqua più calda, perché irradiata dal sole, viene il posto dell'acqua calda irradiata dal sole, che si sposta e viene allontanata dal vento, viene sostituita dall'acqua che viene dai bassi strati, che è molto più fredda. Quindi il milling è una specie di mulino. Avremmo magari notato d'estate che c'è un vento alle nostre spalle in spiaggia, andiamo in acqua a fare il bagno e l'acqua è gelata. Ecco la risposta. Perché c'è il milling. Perché l'acqua calda viene spinta al largo e il suo posto viene dall'acqua che viene da sotto. Viene sostituita. E questo che cosa provoca? Provoca un comportamento del nostro pesce diverso, differente rispetto a una condizione di vento ovest, sud-ovest, sud, che creano rimescolamento forte negli strati della spiaggia, quindi vanno a creare quel movimento che fa il surfcasting. Quindi peschiamo tendenzialmente in condizioni di onda. Se non c'è l'onda, ma c'è il mare calmo, il fenomeno è leggermente diverso. Sappiamo quanto può essere difficile pescare certe specie di pesci col mare calmo. Ci prendiamo le orate, ci prendiamo le mormore, ma già i saraghi non li prendiamo, le spigole non le prendiamo, se non con una grandissima fortuna. Possiamo prendere le cestella, possiamo prendere occhiate, i sugherelli, ma i pesci, quelli importanti, il sarago, la spigola, l'ombrina, è molto difficile che la prendiamo. Quindi conoscere più o meno i venti significa capire da dove vengono i venti, applicarli su una cartina geografica, su un telefonino, dove ci pare, e vedere come impattano sulle nostre spiagge, come prendono le nostre spiagge. Se io c'è un vento che viene da ovest e posso scegliere, faccio un riferimento, vediamo un attimo, la spiaggia, magari qualche amico l'ha presente, della Feniglia e della Cannella, sono messe così. Chiaramente queste due spiagge prendono due venti completamente differenti, quindi da una parte è impossibile pescare e dall'altra addirittura il mare è completamente sdraiato e olio. Noi dobbiamo sapere, capire attraverso lo studio del vento, la direzione, come impatta sulla spiaggia, cercare di capire che mare andremo a trovare. Quindi è fondamentale. Dobbiamo sapere che in certe spiagge, quando si alza il mare di colpo molto forte, nel giro di 2 ore, ad esempio, le spiagge tirreniche del Lazio e anche alcune della Toscana, si alzano le alghe. Quindi uno inizia a pescare, ma dopo un'ora se ne deve andare disperato perché le alghe prendono il sopravvento. Bisogna sapere queste cose. E quindi significa conoscere anche ciò che c'è fuori la spiaggia, un po' più a largo. Se ci sono prati di posidonia, che sono estremamente positivi, estremamente ricchi, perché la posidonia è ricchezza, è cibo. Ma la mareggiata strappa la posidonia morente, ce la deposita sui fili, ci impedisce di pescare. Questa è una cosa importante. Questo ci riallaccia da un punto di vista sempre della meteorologia alle varie perturbazioni. Abbiamo detto ci sono delle perturbazioni che arrivano da est che sono nefaste per noi, perché portano freddo, variazioni di temperatura, crolli improvvisi di pressione. Il pesce ha bisogno sì di sbalzi di pressione, ma contenuti. Non possono essere i barometri che vanno giù a picco, a 996 ectopascal, una volta si diceva 996 millibar, considerando che il valore medio è 1013 millibar o ectopascal. La pesca avviene sempre in una condizione che è morbida, di variazione morbida. Avviene sicuramente quando la perturbazione è in arrivo. Ce ne accorgiamo guardando il cielo, che sta arrivando qualche cosa.
ci sono dei segnali. Ecco perché, infatti, ecco, mi dai anche l'assist per parlare di questo, di chiederti più che altro questo argomento, perché fino adesso abbiamo parlato di cose che, volendo, consultabili anche, diciamo, su internet, no? Quindi prima di andare a pesca, certo, il giorno prima, certo. E abbiamo, tra le altre cose, Roberto, un'altra chiave di lettura è che rispetto ai pescatori di qualche annetto fa, adesso c'è internet, perché prima tutta la disponibilità delle app, internet, eccetera, te la sognavi. Quindi, diciamo, avete un vantaggio notevole al giorno d'oggi. Sì, le app sono importantissime, bisogna, certo, sapere leggere. Certo, nelle, certo, app, ad esempio, io sono amico di Mario Giuliacci, adesso c'è Giuliacci Meteo, c'è un'app fatta proprio di Mario, da Mario, che è andato in pensione, okay, e poi è quello che ha creato il Meteo.it assieme al figlio, e assieme, tra l'altro, mio collega di lavoro. C'è l'altra, Trebi Meteo, che sono praticamente, sì, la stessa famiglia, che utilizziamo su vice99fishing.com, è molto utile, esatto, sono tutte. Quindi è spettacolare, come per il vento proprio è perfetta, una precisione, come grafica è meravigliosa, sì, però, sì, vanno interpretate. Vanno interpretate nel senso che, ad esempio, noi possiamo andare a vedere il meteo delle località marine e avere l'altezza delle onde. Mm-hmm. Questo è un dato significativo, è importante. Ma attenzione, l'altezza delle onde non è quella nei primi 100 metri di spiaggia, dove, certo, noi stiamo pescando, 150 metri se siamo dei grandi lanciatori, 200 se siamo lanciatori spagnoli. In tema. No, è un valore medio. È un valore medio. A volte, okay, noi vediamo che c'è ancora 80-90 centimetri d'onda prevista sull'app, andiamo in spiaggia, è completamente sdraiato. Quindi 80-90 centimetri sono fuori al largo. È un, certo, valore diverso. Ok? Quindi bisogna sempre fare una cosa: prendere le app, leggerle, cercare di capire da dove viene il vento, quando arriveranno le piogge eventualmente. E su quello si sbagliano ormai di pochissimo. Sappiate che la meteorologia non è una scienza esatta. Io ci ho vissuto 40 anni nella meteorologia, perché il mio mestiere mi costringeva tutte le mattine, tutte le volte che salivo, certo, fuori plano, a leggere bollettini, quindi in meteorologia l'ho dovuta masticare con mio grande piacere, che è una materia stupenda, tantissima. Ormai la meteorologia è una scienza piuttosto precisa, che ne dicano molte persone che magari dicono il meteo ha detto che qui pioverà, ma non sta piovendo qua, non sta piovendo là, perché non ti può dire che a via tal via Mari Rossi 68 pioverà, ma ti dice nell'area geografica, ricordando che l'Italia è un paese di una difficoltà estrema da un punto di vista meteorologico, perché noi abbiamo il mare, la costa, la pianura, le montagne, nuovamente la pianura e un altro mare, abbiamo una T formata dalle Alpi e dagli Appennini, quindi è difficilissimo. In Inghilterra, in Francia, in Spagna è una stupidaggine dire pioverà alle 13:18, perché sono i modelli matematici che non si va, è tutto piano, tutto piano. Certo. Ok, qui dobbiamo imparare a leggere e guardare le nostre app, è molto importante, no? Però anche alzare gli occhi al cielo e guardare. Allora, guardare gli occhi al cielo. Intanto, guardando gli occhi al cielo, ci accorgiamo se sta arrivando una perturbazione da una sequenza di nuvole. Le nuvole sono sempre le stesse. Prima vediamo i cirri, che sono quelle nubi strettissime, lenticolari, in alta quota, isolati, seguiti dai cirrostrati, quindi questi cirri si raggruppano. Mm-hmm. Poi cominciano ad arrivare i cumuli, i primi cumuli, gli stratocumuli, e poi, se c'è una perturbazione potente, i cumuli nembi, quindi i temporali, da cui che ci costringono a scappare perché c'è attività elettrica. Quindi, certo, già, certo, vedendo quello, vedendo la velocità con cui si muovono le nuvole, ci facciamo un'idea chiara della meteorologia che stiamo andando ad incrociare, fermo restando che le app ci danno delle indicazioni perfette. Ripeto, sono veramente comode da utilizzare. Detto questo, c'è un altro sistema che è molto, molto utile per tutti noi. Dobbiamo prendere tante informazioni e metterle insieme. Certo. Le webcam. Se io voglio sapere che il mare c'è a Marina di Montalto di Montalto Marina, o a Pescia Romana, o a Numana, parliamo anche dei nostri amici dell'Adriatico. Certo. Vado su internet un attimo col telefonino e vado a vedere la webcam della zona. Certo. È una telecamera puntata, più chiaro di meglio così. Ci dice come il mare, non ci dice se, certo, ci sono i pesci.
Però allora cominciamo a mettere insieme un po' di elementi per la nostra battuta di pesca ideale, no? Allora, la nostra battuta di pesca ideale cos'è? Stiamo parlando del Tirreno. Deve esserci un vento che va dai quadranti occidentali, quindi può essere un libeccio, più o meno, ma neanche tanto, uno scirocco, ottimo, un maestrale, va molto bene. Tutto ciò che c'è in questo arco di gradi di vento muove la spiaggia. Dopodiché ci mettiamo dentro anche la marea. Abbiamo azzeccato e siamo riusciti ad avere quel giorno libero e quindi andiamo a pescare in una salita di marea, non in un basso di marea, perché se noi arriviamo a pescare nel momento in cui la marea è alta o già iniziata a scendere, e noi perdiamo quasi sempre il nostro tempo, anche col mare mosso, un po' meno col mare mosso, ma comunque perdiamo il nostro tempo. Quindi in salita. Marea in salita, mare mosso, okay. Non troppo mosso perché se no non riusciamo a pescare. Con certo. Che frequenza, adesso entriamo nei settori, è pescabile il mare, la spiaggia? Dipende dalla sua profondità, dipende da come prende il vento. Allora, noi abbiamo spiagge di tutti i tipi. Io adesso ho pescato 3 giorni in spiagge ciottolose con sabbia davanti e profondissime, tant'è che abbiamo preso anche i pagelli, che è un pesce che è difficile prendere le nostre acque, a meno che non si vada appunto nello stretto, in Calabria, nello Ionio, mediamente non prendiamo. Può succedere per caso qui, quando il mio amico Daniele Berardi spara un lancio sulla Luna e allora praticamente sta pescando volentieri, ma altrimenti è difficile. Allora dobbiamo capire anche, nella spiaggia in cui vogliamo andare, cioè la spiaggia in cui vogliamo andare, è una spiaggia bassa, media o fonda? Perché una spiaggia fonda regge il mare benissimo. Una spiaggia bassa ci può diventare impossibile dopo poche ore di pesca o anche dopo pochi minuti, oppure può essere letteralmente impescabile. La spiaggia media, chiaramente, la virtù sta in mezzo, è abbastanza facile intuirla. Certo. Ma se abbiamo davanti delle spiagge basse e abbiamo un vento forte, ragazzi, non solo facciamo fatica a lanciare, ma facciamo fatica a entrare in pesca. Se abbiamo delle spiagge fonde, un mare grosso, non abbiamo nessuna difficoltà, dobbiamo soltanto gestire i nostri travi. Quindi studiamo il tipo di spiaggia che abbiamo davanti e mettiamo insieme tutti questi fattori: la marea, la presenza del vento, il moto ondoso. Quante onde si stanno sviluppando? Che sequenze di onde ci sono? Che frangenza c'è? Noi entriamo nei settori di pesca. I settori di pesca sono aperti o sono chiusi perché il mare è troppo grande? Perché? Perché i pesci vengono dal largo, non stazionano nelle spiagge, vengono da fuori, entrano in determinate aree o rotte, che una volta si chiamavano rotte di pascolo, entrano in determinate aree all'interno della fascia di mare mosso, dove c'è il frangente, permangono nel frangente, si spostano controcorrente mediamente, all'interno del frangente, quindi tra la spiaggia, tra il bagnasciuga e l'onda, si spostano, pascolano e poi escono. Allora, è aperta la spiaggia o no? Perché se la spiaggia è chiusa, vediamo una striscia bianca continua a 100 metri, 120, 130 metri, o peschiamo oltre. Certo. È difficilissimo pescare. Possiamo prendere delle spigole, dobbiamo avere un approccio alla spigola particolare, no? Io ho avuto il colpo di culo qualche giorno fa, enorme, scusate il termine, ma in 10 minuti ho fatto uno spigolone che è filmato, tra l'altro. Abbiamo visto, ho visto poi. Perché soltanto la spigola riesce a entrare in queste condizioni di mare, anche il sarago entra, ma successivamente. Qui dobbiamo vedere com'è il moto ondoso. La spiaggia è aperta, è chiusa? E questo ci fa capire subito se possiamo pescare o meno, se dobbiamo cambiare spiaggia. I settori della spiaggia, che è un argomento difficilissimo, perché è l'argomento probabilmente numero uno di tutta la nostra tecnica di pesca. Possiamo essere dei modesti lanciatori, possiamo preparare dei travi che non sono l'ultimo grido da vincerci il mondiale, ma se lanciamo l'esca dove ci stanno i pesci li prendiamo. Certo. Non sta a guardare se abbiamo usato uno 0,16 o uno 0,14, soprattutto se c'è un po' di onda.
Però anche il meteo, Roberto, quello che hai detto prima, non mi sembra da meno. Il meteo è fondamentale, secondo me. Il meteo assolutamente, sto vedendo... Cioè, sono due cose essenzialmente che vanno a braccetto, nel senso che una senza l'altra... Certo. Giornata di vento sbagliata e lettura del settore sbagliato. Lo dobbiamo studiare un pochino, senza diventare matti. Attenzione, quello che io dico non ci deve condurre al fanatismo che ho sentito anche recentemente. Cioè, cose dell'altro mondo, disquisizioni di ore su delle cose che non... Stiamo parlando di pesca, non stiamo parlando di meteorologia. Nessuno di noi è un esperto in meteorologia. Nessuno di noi ha dato gli esami col professor Lucio Neri, io li ho dati, ma un altro paio di mani che io facevo di lavoro, ma la maggior parte di noi appassionati di pesca dobbiamo avere quelle quattro nozioni che ci teniamo in tasca e che ci permettono di poter prendere magari, grazie a qualche cosa, un pesce in più, di divertirci, di buttare l'esca ai granchi, perché attenzione, adesso Jonathan, se ancora ci sta ascoltando, si farà una risata. Sapete quanto costa l'arenicola in Spagna? Dici un po'. Allora, sai quanto costa da noi una scatola d'arenicola? Costicchia. 6,5 euro, tra i 6 euro e 6 euro e mezzo a scatola. In Spagna costa 2 euro e mezzo a scatola. No. Ok? Allora, è la stessa, è la famosa spagnola. Abbiamo pescato, cioè, con scatole di arenicola, e tra l'altro con scatole costano molte di più, ma poi un giorno si approfondirà questo discorso. Se noi stiamo pescando nelle condizioni sbagliate, eccoci, difatti Jonathan è intervenuto subito. Se noi stiamo pescando nelle condizioni sbagliate, la nostra arenicola super costosa, a chi la stiamo dando? Ai granchi. Certo. Sbaglio? No, la stiamo dando ai granchi. Quindi a maggior ragione dobbiamo evitare quelle situazioni, tipo le fasi di marea discendente o bassa marea, mare piatto, fondale duro. Senti che ha scritto. Io mi dissocio. No, sì, lui ha ragione a dissociarsi, perché chiaramente è un discorso pericolosissimo. Ne parleremo un'altra. No, ma stiamo giocando, io e Johnny. Stiamo giocando, ci siamo presi in giro in questi giorni varie volte su questo argomento. E c'è una cosa che mi riallaccio al discorso, dell'arenicola che viene data da mangiare ai granchi. C'è un modo intanto per cominciare a capire, ad esempio a mare calmo, se la nostra spiaggia è fertile o meno. Ci può dare garanzie di pesce o non ce ne dà praticamente nessuna. È un metodo molto molto semplice. Si prende la nostra canna, si prende un bel piombo, si effettua il lancio il più lungo possibile, si deposita il piombo sul fondale e lo si recupera lentamente. Recuperando lentamente noi sentiamo che se il piombo è trattenuto, quasi avessimo preso un sacchetto, una seppia, qualche cosa che si capisce che sta scivolando in una melma, abbiamo un fondale vivo, fertile, dove probabilmente da lì a poco ci saranno dei pesci in pasco. Se il piombo rimbalza e sentiamo che recuperandolo saltella sul fondo, cambiamo posto, lì ci sono i granchi. Quel fondale è talmente duro che i pesci non riescono a estrarre nulla di buono. Possiamo prendere qualche lecce a stella che passa negli strati intermedi, qualche occhiata, qualche sugarello, qualche bocca, qualche guglia, ma i pesci che ci interessano sono quelli grufolatori del fondo, quindi l'orata, ce la scordiamo, la mormora, idem, l'ombrina, analogamente. Andiamo a vedere i settori, perché conoscere la spiaggia è un altro aspetto che rende il cercassi una delle tecniche più difficili, oltre che una di quelle che richiede il maggior sacrificio personale, fisico proprio. Nel senso, la spiaggia col vento in faccia, di notte magari, col freddo, con l'umido, non è facile, diciamo che paga moltissimo rispetto al sacrificio che facciamo. E la spiaggia la dobbiamo guardare, come arriviamo sulla spiaggia, la dobbiamo guardare per lungo. Mettiamo vediamo il bagnasciuga. Il bagnasciuga, comunque il ripa campione del mondo, gli ha tenuto testa grande, lo so. Eccolo. Sì, vabbè. Serve anche un po' di chilo, serve. È andata bene, dai. La guardiamo per lungo per cercare di vedere quali
Le spiagge non sono, a meno che non siano ciottolose, non sono quasi mai dritte perfettamente, no? Certo, e non è un caso. Dell'inclinazione della sabbia, dei piatti piani, altre inclinazioni, delle punte, e quindi fondamentalmente la spiaggia è un alternarsi di punte e di canaloni. Ciò che viene riprodotto sulla sabbia è riprodotto davanti a noi, angolato in funzione della corrente o da dove è arrivata la mareggiata. Quindi è lo specchio, diciamo. È praticamente uno specchio che può essere angolato. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che non necessariamente il canalone è esattamente davanti a noi. Dobbiamo vedere il cosa? Dal moto ondoso. Certo. Il moto ondoso ci indica chiaramente come è fatto il fondale. Sappiamo che l'onda frange, quindi si rovescia, quando l'altezza dell'onda diventa equivalente alla profondità dell'acqua che è sotto. Da quel momento in poi l'onda rovescia. Quindi laddove l'onda non rovescia, vuol dire che la profondità è maggiore dell'altezza. È maggiore. Okay. Quando questa va intera, senza... E chiaramente quando l'onda rovescia, cosa fa? Perde energia. Si frantuma. Certo. La sua energia, che è molto alta, va a ramengo. Se invece arriva compatta contro la spiaggia, perché sotto c'ha profondità, va a sbattere contro il bagnasciuga e vediamo che gradualmente scava e crea dei muri. Addirittura ci sono delle zone tra Toscana e Lazio, nella zona di Murano, per intendersi, dove Albanese ha girato Gatto in tangenziale con la Cortellesi, dove bisogna attraversare un prato lunghissimo per arrivarci, una bellissima camminata, dove abbiamo trovato anche 4 metri di muro di sabbia. Accidenti. 4 metri, cioè noi eravamo in alto, c'era un muro gigantesco, davanti ci avevamo un lago, e lì ci devi pescare per forza, se non ci pesi si è fatto. Perché invece stanno lì. Chiaramente non è sempre così, però quanto la spiaggia è ripida, quanto mare più mare ha preso, più è probabile che abbiamo delle situazioni buone che non ci richiedono necessariamente un lancio lunghissimo. Il lancio lunghissimo ha senso in giornate di mare particolarmente calmo, un pochino magari di vento alle spalle, quelle brezzoline che ci sono, spiagge basse, allora dobbiamo andare o molto fonde, come accade nello Ionio, oppure in Sicilia, zona Taormina, zona dello Stretto, lanciamo lontano, andiamo in grande profondità, ma lì facciamo quasi un volentino, veramente. Certo. Nelle spiagge normali abbiamo bisogno di lanciare oltre il frangente quando non è pescabile sotto, allora dobbiamo sforzarci ad arrivare con una canna almeno fuori, che può essere 80, 100, 120 metri. Oltre queste distanze è praticamente impossibile arrivarci se stiamo utilizzando degli attrezzi convenzionali con dei fili convenzionali. Se poi facciamo come fanno gli spagnoli, che utilizzano il bobino, lo 0,12, è probabile che ci arriviamo, però è anche probabile che se agganciamo una rata di 2,5 kg con lo 0,12 con un po' di mare è difficilissimo che la tiriamo. Certo. Che loro probabilmente sono in grado di tirarla perché hanno quell'esperienza. Roberto, facendo una così una sorta di statistica, secondo te, no? Il pescatore, diciamo, principiante, qual è la cosa che sbaglia principalmente all'inizio? Una di queste due, lettura della spiaggia e giornata sbagliata, proprio. Ma diciamo che il pescatore principiante sbaglia la lettura della spiaggia, si mette a pescare dove capita, arriva dove è più comodo, ferma, butta giù la roba, lancia e aspetta. Poi magari prende un pesce, perché il caso vuole che una delle due canne che sta usando, se ne sta usando due o tre, sia in una zona più o meno fertile, che gli dà un pesce. Ma non c'è costanza nelle catture. Attenzione, stiamo parlando della pesca di tutti i giorni, non l'agonista che poi invece si deve ingegnare per cavare. Classico pescatore che... Io stesso trovo a volte, Jonathan lo sa, delle grandi difficoltà a leggere certe spiagge. Perché a volte sembra tutto scontato, ma non lo è. E bisogna mettere insieme tutti i pezzi del puzzle. Significa sondare bene il fondale, vedere quant'è l'onda, vedere quant'è la corrente, saper leggere anche la corrente, saper lanciare affinché i terminali si sdraino in corrente. Allora, la corrente nostra, nei nostri mari, la corrente ovviamente va da sinistra verso destra in un movimento di marea, da destra verso sinistra nel momento di marea opposta, ok? E quindi sicuramente noi dobbiamo saper lanciare affinché
il trave si stenda in corrente, e se noi lanciamo controcorrente creiamo degli angoli tra la lenza madre e il filo talmente stretti che a volte si aggrovigliano. Certo, vanno in asse. Esatto, quindi il lancio dritto per dritto va bene laddove è possibile. Dobbiamo studiare anche questo. Sono tante le cose. Il principiante non riesce a capire perché gli si aggrovigliano tutti i finali. Lancia, recupera. Ci sono, l'ho detto tante volte, ci sono una serie di fattori che ti rovinano la giornata di pesca. La nostra tecnica di lancio troppo bassa, troppo veloce, il piombo impatta troppo piatto sull'acqua, decelera troppo bruscamente, quindi entrando in acqua, si ammassa il finale e si va ad aggrovigliare con il piombo, con lo shock leader, la lenza madre. Un recupero troppo veloce, abbiamo sbagliato a mettere una girella, l'abbiamo messa troppo piccola rispetto al diametro del filo che stiamo usando di finale, abbiamo una girella del 22 e un finale del 20 o del 22. La girella del 22 è piccolissima, come fa questa girellina a scaricare? Non ce la fa. Oppure stiamo usando un grosso cannolicchio con una girella del 22 o con un filo del 16, come fanno? Sono tante le cose ad ammortizzare, quindi deve essere tutto in equilibrio. Questi sono i fattori, alcuni fattori che ci distruggono. Dopodiché c'è l'onda, la velocità dell'onda, la corrente. Allora, io lancio, c'ho un finale dello 0,18 lungo un metro, perché il mare è più o meno calmo, più o meno una metrata è una lunghezza di finale per un mare che sta cominciando a crescere. Lo recupero aggrovigliato. Ho due opzioni. Mantengo lo stesso diametro di filo, accorcio il barciolo. Oppure mantengo la stessa lunghezza, aumento il diametro del filo. Oppure, terza opzione, sto usando il nylon, mi si aggroviglia, passo al fluorocarbon, che è più rigido. A parità di diametro, il fluorocarbon è più rigido. Quindi vedi che ce ne sono un'infinità. Parlare di surcasting, cioè io per tanti anni ho divulgato, ho parlato, ho chiacchierato del carfishing, ho scritto miliardi di cose, un milione di libri, ma il surcasting concettualmente ha una miriade di cose in più, perché ha tantissimo degli elementi meteorologici, tantissimo degli elementi corrente, è un mondo talmente difficile da esplorare completamente che è impossibile, ad esempio, in tre tutorial parlare. Noi dovremmo dedicare un tutorial alle maree, un tutorial ai venti, un tutorial, sì, per una palla pazzesca, diventa pesantissimo. però il surf si dipana in talmente tanti rivoli, però c'è tanto da dire. Il surf nostro, no? Andiamo a Mormore, andiamo a Orate, fra un po' inizia la stagione dell'Orata, lanciamo lontano un granchio, lanciamo un cannolicchio, aspettiamo che arrivi quest'orata, facciamo qualche mormora. Beh, intanto abbiamo dato, Roberto, intanto abbiamo dato degli input che sicuramente chi sta vedendo questa live e chi la vedrà poi nei prossimi tempi così cercherà poi di metterlo in pratica. Non andate con superficialità a mettervi sulla spiaggia, dove più è vicino la macchina per pigrizia tante volte, Roberto? No, certo. Certo, o dove non, magari più bisogna cioè bisogna leggerla e interpretarla la spiaggia, interpretarla, no? C'è una tecnica di surcasting che pochissimi fanno, la facevamo noi tanti anni fa, il wonder surf. Andavamo in giro, una canna, un picchetto, un cestello con tre piombi, tre travi, e ci spostavamo lungo la spiaggia, arrivavamo in un settore che ci piaceva, lanciavamo, mezz'ora non ci dava pesce, via, si andava in un altro settore e qualche bel pesce te lo dava. Certo, perché interpretavi e così facevi conoscenza veloce della spiaggia, perché l'unica cosa è che se noi arriviamo su una spiaggia sempre nello stesso posto, ci mettiamo lì, peschiamo, ci spostiamo di 20 metri, noi di quella spiaggia non sapremo mai niente, non sappiamo che magari a 500 metri di distanza, 300 metri di distanza c'è qualche cosa. Usiamo Google Map,
andiamo con Google Map a vedere dall'alto come è conformata la spiaggia. Andiamo con Google Map e vediamo se ci sono fuori, se c'è roccia, c'è sasso, c'è posidonia, c'è un cambio di colore. Cioè abbiamo gli strumenti per comunque, vedere... Anche da Google Map si legge già comunque il fondale, si vede le parti più scure, più chiare, si interpreta già certo. Abbastanza bene. È un ottimo certo. Strumento anche quello. Io a volte con Jonathan ci divertiamo, no? Che mandiamo, Jonathan manda sul drone in spiaggia. Ah, io, ok. Di fianco a lui guardo le immagini e commento ciò che vede il drone. Ad esempio col drone dall'alto vedi le cose chiaramente eccezionali. Grazie. Certo, non vuol dire certo. Portare fuori i terminali col drone, perché i droni che usiamo noi non ce la fanno a sollevare un piombo. Quella è una tecnica che non mi piace molto, però chi la fa... Amen. È liberissimo di farlo. Certo, l'abbiamo detto pure l'altra volta. Sì. Io non lo faccio. Però come lettura ci sta. Come lettura è eccezionale il drone, ci dà delle informazioni pazzesche. Jonathan a volte mi diceva, guarda che stiamo pescando, io tiravo su alghe e fa, guarda, o tiri 30 metri oltre o tiri 20 metri più corto, perché lì dove ci sei, dove stai in pesca, sei su una macchia nera di alghe. Bastava spostarsi di 100 metri, questo non vuol dire portarsi dietro il drone, attenzione. No, vabbè, che c'entra, però comunque per parlare. Veramente una cosa, è solo un pur parler, per dire che a volte basta spostarsi di poche decine di metri, per addirittura a volte nello stesso canalone basta spostarsi da una parte all'altra del canale di pesca per avere catture o non averle. Ma senti, e tu che hai girato... Hai girato tanto e conosci un po' tanti spot di pesca, ecco, a livello regionale, qual è una delle regioni, delle zone più che altro più complicate da leggere? Ah, complicate da leggere sono tutte le spiagge basse. Per dire, la Feniglia sì. È una spiaggia meravigliosa, è una spiaggia abbastanza bassa e che dà delle fregature colossali. Sì, È una spiaggia, io non amo particolarmente le spiagge basse, la Feniglia è un'eccezione perché il posto è talmente bello, poi mi ha dato qualche pesce bello, a volte anche dei cefali inaspettati, delle orate, del mormorone, ma non è mai all'altezza della bellezza che riesce a esprimere. Diciamo che le spiagge tirreniche sono tutte quante abbastanza simili. Le più difficili sono quelle che ti tirano fuori le alghe di punto in bianco, come può essere Pescia Romana, per parlare del litorale tra noi e la Toscana. La spiaggia di Sabaudia, che è una spiaggia meravigliosa che sta dando in questi giorni tanti pesci, da quello che so, che sì. Però ti dà dei pesci e poi diventa all'improvviso arida. Le nostre spiagge sono molto difficili rispetto, perché hanno molti meno pesci rispetto alle spiagge, ad esempio, spagnole, dove siamo stati adesso. Cioè noi comunque in questi giorni in Spagna abbiamo preso tanti pesci, in pieno giorno, di notte non abbiamo praticamente mai pescato. Ad esempio c'è una grande differenza tra giorno e la notte, ovviamente il sargasso purtroppo è una pesca prevalentemente notturna, che per nostra fortuna, sto parlando per gli abitanti di Campania, dei tirrenici, nel Tirreno i pesci si prendono anche di giorno. Andiamo in Sardegna, prendere i pesci di giorno è praticamente una rarità, almeno per quanto mi riguarda l'esperienza che ho io, una rarità. Forse perché l'acqua è troppo limpida, forse perché ci sono a volte le cose... I pesci si prendono di notte. In Sicilia è uno e l'altro, prevalentemente abbiamo girato, poi noi col fatto dei filmati chiaramente cerchiamo di girare di giorno. Certo. Perché l'immagine di giorno, il lancio, sempre... il recupero, le cose certo. Sono livello... un'altra cosa rispetto al certo. Buio messo col faro. Tra l'altro il faro certo. Crea dei problemi enormi nell'azione di pesca, soprattutto là dove l'acqua è particolarmente pulita, trasparente, perché una luce che si accende è un qualche cosa di nefasto per una certo. Vi racconto un piccolo aneddoto. Quando pescavo alle Canarie, pescavamo dalle scogliere delle Canarie, i pescatori locali che vivevano di pesca, perché avevano bruciato tutte le reti, parlo dell'isola della Graziosa, okay. Neanche si accendeva una sigaretta, fumava una sigaretta all'interno della mano.
Addirittura questa luce, questo lampeggio, loro dicevano dava fastidio, magari era esagerato, però siccome io non sono nessuno per contraddirli, me la sono tenuta in tasca questa cosa. Quindi figuriamoci, tacca, accendiamo una bella pila, illuminiamo l'acqua e facciamo così, che bel casino facciamo. E né più né meno che quando gli amici che fanno car fishing o fanno il feeder arrivano sulla sponda, prendono il martello, boom, 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 e danno quattro belle martellate per piantare un picchetto, una cosa del genere. Mm-hmm. Le martellate sono vibrazioni che si trasmettono in acqua in un modo meraviglioso. Le urla no, il chiacchiericcio certo. No. Non esiste dire stai zitto che sto pescando, non fare rumore che mi scappano i pesci. No, i pesci non sentono la nostra voce. Tra aria e acqua la voce non passa dall'aria all'acqua. Sono due cose completamente differenti, ma se diamo delle botte, delle vibrazioni, facciamo dei danni. Bene, non gli fa, certo. Sì. Ah, Roberto, è un mondo affascinante. Io credo che in tre puntate, cercando anche di fare un po' una sintesi finale, perché ovviamente sennò, purtroppo, come dici te, avremmo dovuto fare un tutorial per ogni singolo argomento. Possiamo dire però che questi due elementi di questa sera, quindi lettura dei settori e meteorologia, sono un qualcosa che veramente vanno messi a punto e soprattutto non vanno sottovalutati, perché sennò tu puoi preparare tutto quello che vuoi, attrezzature finali, terminali, esche, tutto quanto, ma se sbagli queste due... Sì, io penso che un appassionato di pesca a tutto tondo, quale siamo noi, abbia, per essere tale, debba cercare di essere, concedetemi te, il più professionale possibile. Certo. Non lasciare nulla al caso, perché la pesca costa, perché la benzina costa, perché il nostro tempo lo andiamo a strappare ad altre cose, magari alla famiglia, magari alla fidanzata, magari ai figli, magari al lavoro. E quindi quelle ore che passiamo in spiaggia dobbiamo cercare e di rilassarci senza riempirci la testa di troppe fandonie, di teorie quantistiche e di stupidaggini del genere, come ho sentito, ma di avere anche delle soddisfazioni, perché altrimenti i cappotti si susseguono. Quando i cappotti si susseguono passa poi la fantasia. Io la vedo in un modo diverso. Io dopo un cappotto, mentre torno a casa in macchina, mentalmente mi preparo alla prossima uscita, e cercando di evitare le stupidaggini che ho combinato. Quindi avere delle piccole conoscenze, semplici, guardare da dove tira il vento, come impatta sulla spiaggia, il vento che c'è, che lo leggiamo, com'è la marea, e cercare di capire se quella spiaggia è pescabile o meno, nel senso che con un piombo da... stiamo pescando con i coni da 175 grammi. Siamo al limite del limite del limite della pesca con questi piombi, ragazzi. Perché se siamo costretti a lanciare un cono da 175 grammi, e forse, sto generalizzando, abbiamo sbagliato zona della spiaggia. Perché io mi ricordo la pescata più bella, una delle pescate più belle della mia vita, è sicuramente la prima grande pescata della mia vita, che tra l'altro ho avuto il piacere di avere nel libro di Sandro Meloni. Ho preso i 7-8 sari in Oratona, era a Badesi, Baia delle Mimose, tantissimi anni fa, 86. A quanti metri stavi? Allora, arriviamo in macchina, ero con il mio grande maestro Cesare Paci, uno dei miei grandi maestri sardi. Okay. E vediamo che tutti i pescatori di surf, la spiaggia era piena di gente che prendeva, smontava e se ne andava. E ci dicevano: guarda, noi con 150, 170, 180 grammi non stiamo in pesca. Figuriamoci se ci sto io. Invece no, Cesare mi fa: no, invece gli altri non hanno capito niente, guarda dove pescano. E andiamo a vedere la zona dei famosi canaloni, che era tutto un susseguirsi di punta canale, punta canale, punta canale. Mi metto in un canalone, pescavo con 120 grammi a 30 metri di distanza. Ecco. Quindi tutta la pescata è stata fatta lì, non c'è stato mai bisogno di lanciare più lontano. Con 120 grammi il piombo stava inchiodato nel fondale, certo. C'era acqua, non c'era onda che la spostasse, il fondale era morbido e i pesci stavano lì. Non devono necessariamente soffrire i pesci per andare a mangiare, se trovano una zona di bascolo valida vanno a mangiare lì. Certo, quindi insomma dai, mi sembra chiaro che
una buona lettura, una buona conoscenza e ti può fare la differenza, a prescindere poi dalle scelte tecniche dell'attrezzatura che abbiamo visto nelle prime due live, ma che comunque sono fondamentali anche quelle. È difficile fare una scaletta di priorità nella pesca, nel self-casting come nelle altre tecniche. Forse è anche un po' il bello, Roberto, perché se fosse una scienza esatta sarebbe tutto facile. Sono d'accordo basterebbe, con te. Basterebbe fare una serie di check e controllare che sia tutto a posto e hai pescato, e non è così. E no. Speriamo, Roberto, che possano essere d'aiuto queste tre live. Io veramente posso soltanto che ringraziarti, come sempre. È un piacere, lo sai, no? Ti sei messo in gioco come sempre fai. Non è questione, ti ringrazio, ma non è mai questione di mettersi in gioco. Il fatto è che la pesca non può avere segreti, e me lo hanno dimostrato i campioni del mondo anche in questa occasione. 3 volte campioni del mondo, quelli del Perdigallo, potevano tirarsela. Da noi vinci il trofeo del bar dello sport e il giorno dopo insegni pesca sportiva a tutti. Parlavamo con Jonathan Policchi l'altro giorno in camera, lì in casa dove eravamo, no? Di gente che prende 2 pesci e poi ti insegna tutti i segreti possibili, immagino. Oppure la gente che pesca su internet. E questi invece sono vinti i mondiali, li hanno vinti in 3 acque diverse, in 3 mari diverse, e li hanno vinti. Eppure ho trovato gente umile, disponibilissima a raccontare e spiegare tutto, senza segreti, perché io ero andato lì per cercare di capire i loro segreti, loro mi hanno aperto le loro scatole. Considera che una volta io mi permisi di mettere le mani nella borsa di un tizio che stava in nazionale, e questo tizio non mi rivolge più parola, come se lui dovesse insegnare, come se lui avesse dei segreti che io non conosco. Cioè, rendiamoci conto che il self-casting sono 3 travi, 3. Il long arm, il paternoster e lo short, tutto il resto non esiste. Quando io sento parlare di gente che non è possibile parlare ancora oggi di rotte di pascolo, di onde, di onda secondaria, onda, e di che cosa parliamo? È quella la pesca. L'evoluzione tecnica del self-casting la si deve, è stata negli ultimi 20 anni determinata dagli agonisti. Ha detto senza ombra di dubbio, l'agonista determina l'accelerazione della tecnica, perché è lui che dà lì prima. Gente come me e tanti altri, naturalmente, noi siamo quelli che divulgano le cose, le raccontano, ma vere novità nel self-casting non ce ne sono. Le canne sono sempre le stesse. Le mie canne a ripartizione, che hanno 25 anni, e sono ancora quelle, E vanno bene, sono le stesse. Pure i mulinelli che hai fatto vedere, che c'hai da quei mulinelli di ricordo. Sono tanti che sono per vetro, sì. Sono i mulinelli che hanno 30 anni, eppure io li porto in spiaggia, sono assolutamente perfetti. Quindi non cerchiamo il nuovo a tutti i costi. No, è chiaro. Non esiste il nuovo, esiste la canna di diametro più sottile perché è cambiato un po' il materiale. Il filo, chiaramente, che prima reggeva 5 kg, adesso ne regge 9. Certo, è cambiato il materiale, la tecnologia è cambiata. Ma il trave, il finale, come si innesca, come si fanno i nodi, come si mette un piombo, come si sceglie una spiaggia, è sempre la stessa. È quello. Però bisogna studiarla e capirla, e lo si fa solo in un modo, andando a pescare. E prima di andare a pescare, guardatevi i tutorial su Vision 89 Fishing. Sì, esatto. Magari bastasse quello, però, come si dice, intanto un po' di un'infarinata è sempre bene averla. E Roberto, di video ne ha fatti tantissimi. Io però sono contento che queste 3 live, questo tutorial, questo pacchetto che riguarda il self-casting verrà così memorizzato e sarà fruibile sul nostro sito web, quindi da questo momento in poi, quando volete e avete piacere, insomma, di rivedere queste live con Roberto Ripamonti, potete trovarle sul sito vicino@antonafishing.com o sul canale YouTube. Roberto, non so come ringraziarti, noi sicuramente ci sentiremo presto per altri tipi di iniziative. Io ti ringrazio. È un piacere.
salutiamo tutti gli amici pescatori che hanno visto questa e le altre live. C'è anche chi ha assegnato il suo pallone d'oro, eccolo qui. Bisognerebbe assegnare. Sì, grazie Simone, sei molto, molto gentile, ce n'è bisogno. E quindi pallone d'oro assegnato e soprattutto dai, un grande ringraziamento a Roberto. E un salutone a tutti gli amici di Vice99 Fishing, grazie per aver visto questa live. Ci vediamo alle prossime dirette con altri tutorial su altre tecniche di pesca con altri VIP angler. Nel frattempo, grazie Roberto Ripamonti. Ciao, come grazie. Sempre, pollice in su, iscrivetevi al canale. Buona serata a tutti, grazie. Ciao, ciao Roberto. Ciao, ciao grazie. Ciao.